e con il ritorno del maltempo e il conseguente abbassamento delle temperature sono aumentati i casi di influenza a letto, 600.000 italiani. Influenza e Covid, aumentano i casi, le vaccinazioni non decollano e si teme il picco di contagi. Febbre alta, esordio improvviso, tosse, mal di gola, naso chiuso, stanchezza, dolori muscolari. Aspettiamo il picco intorno a Natale, un po' più là di Natale. Crescono i contagi Covid, sono ancora molto bassi i dati delle vaccinazioni. Aumentano i contagi e i ricoveri per Covid, anche se siamo lontani dai numeri degli scorsi anni. È rimasto con noi molto generosamente Siegfried Ranucci, report Rai 3, giornalista famosissimo soprattutto su questa rete oltre che in tutta Italia. Bentornato al professor Bassetti, finalmente la vedo di persona, ecco, perché di solito è sempre collegata direttamente dall'ospedale San Martino di Genova. Professore, ci dobbiamo preoccupare perché onestamente adesso ci manca solo un ritorno dell'emergenza Covid, 300 morti. Se ne parla anche poco, devo dire, forse. Ma allora, dobbiamo dire una cosa. Allarmare la popolazione intera è sbagliato. Noi oggi abbiamo l'identikit della persona che in qualche modo soffre delle forme più complicate di Covid. È una persona avanti con gli anni, in genere tra gli 80 e gli 85 anni, che purtroppo si è fermato al primo ciclo vaccinale, cioè fondamentalmente nel 2021, e quindi non ha fatto le dosi di richiamo, sia quella del 2022 che quella di quest'anno. Però la situazione non è evidentemente di emergenza. È chiaro che andremo verso un Natale dove potrebbero incrociarsi insieme l'influenza e il Covid, perché è probabile che avremo il picco dell'influenza che già sta montando in questi giorni e avremo l'incrocio appunto con un Covid che non è mai in realtà andato via, è sempre rimasto un po' a galleggiare. Dopodiché, come si deve affrontare la situazione? Noi abbiamo tutti gli strumenti per affrontarla al meglio. Da una parte abbiamo le vaccinazioni e quindi dobbiamo dire alle persone che ancora non l'hanno fatto, che rientrano in quella fascia, di andarsi a fare il richiamo per il Covid e di fare anche il richiamo anti-influenzale. Abbiamo i farmaci antivirali disponibili nei nostri ospedali, abbiamo una conoscenza importante sul Covid, siamo stati uno dei paesi che più ha prodotto dal punto di vista scientifico sull'argomento Covid e abbiamo quindi tante conoscenze, i medici sanno gestire questa infezione. Ecco, l'importante è non reagire in maniera spropositata. Quando sento dire non abbracciamoci e non baciamoci a Natale, ecco, francamente, di nuovo. No. Ecco, questo dobbiamo dirlo. Il modo migliore per fare il Natale per i nostri nonni e per i nostri anziani è quello di vaccinarsi e di baciarsi con i nipoti. Non vedo dove sia il problema. Qualcuno addirittura oggi parla della reintroduzione delle mascherine. Eh sì, perché ecco, in alcuni paesi europei. Allora, è successo così. Il CDC di Atlanta, che è il Center for Disease Control americano, ha detto che raccomanda le mascherine in ospedale ai visitatori e ai medici. Noi ce le abbiamo già obbligatorie, quindi non c'è bisogno di introdurre niente di nuovo. Non già sono lo mai abbiamo, via. Non le abbiamo mai via. E non le abbiamo mai mandate via. Dopodiché, dobbiamo obbligare a utilizzare la mascherina a tutti i cittadini? No, perché oltretutto gli studi clinici cosa ci dicono? Gli studi randomizzati che sono stati fatti su questa argomento, non funzionano. L'obbligo su grandi numeri funziona, mettere l'obbligo in ospedale, può funzionare in alcuni contesti chiusi. Dopodiché dire che ci si mette la mascherina per andare al supermercato, per andare sull'altro, se uno se la vuol mettere non c'è nessun problema, se la metta senza come dire, utilizzandola come dispositivo di protezione individuale, diverso è dire che dobbiamo obbligare tutta la popolazione a utilizzarle. 300 morti in una settimana non sono pochi, diceva anche Michele Serra su Repubblica. Secondo te se ne parla di meno perché si ha meno paura? Ci sono ragioni politiche? Qual è il motivo per il quale è uscito dall'agenda emergenza, dialogo? Ma intanto purtroppo si parla di meno anche di zone di guerra, no? La guerra in Ucraina sembra che sia scomparsa e ancora c'è. Purtroppo c'è un meccanismo anche dell'assuefazione. E quello che dobbiamo cercare di evitare invece come responsabili dell'informazione è cercare di tenere i fari accesi su queste dinamiche. Io ho sentito con attenzione, condivido quello che ha detto il professor Bassetti, ovviamente direi che forse si potrebbe fare anche qualcosa un po' di più sulla tracciabilità, perché il fatto di aver abbandonato per esempio i tamponi, secondo me, o comunque
di non renderli obbligatori in alcune fasi, in alcuni momenti o per alcuni accessi. Io penso sempre alla parte più fragile, quella dell'RSA, no? Certo. Gli anziani, i bambini. Lì può esserci un problema serio, ecco, questo sì. Poi credo che ci sia ancora un ritardo, purtroppo, su quello che ci ha insegnato la pandemia, su alcune criticità, cioè quella di fare i percorsi separati in ospedali e anche del pronto soccorso, perché lì quello può diventare ancora una volta un incubatore della diffusione del virus.